Bene, siamo qui a Viareggio, nuova tappa per la Mille Miglia, oggi terza giornata, con me Johnny Gannapini di Tuscaform. Benvenuto Johnny. Piacere di essere qui a trovarvi. Johnny, come vedi, una grandissima iniziativa alle nostre spalle, davanti al Principe di Piemonte abbiamo queste bellissime auto, tra poco passerà anche la Porsche Speedster del 1954 col numero tipo 318 A, che praticamente gareggia con i colori di Fonditalia. Ecco, noi in ogni tappa stiamo intervistando imprenditori, titolari di rete, enti attuatori, lavoratori, per poter parlare dell'importanza della formazione per rilanciare lo sviluppo di questo paese. Quanto è importante un'iniziativa come quella di oggi per te? Ma direi che è fondamentale per fare rumore e far capire alla gente che ci deve essere e che la formazione deve essere centrale. Ora guardiamo con il PNRR cosa salta fuori. Ecco, stanno per arrivare tantissime novità su questo. Tu sai che è in fase di avvio la nuova edizione del Fondo Nuove Competenze. C'è lo strumento del GOL. Ti chiedo, secondo te, da ente attuatore, quanto è importante anche per le politiche attive del lavoro che ci sia una partecipazione forte dei privati, in particolare del Fondo Interprofessionale di Fonditalia? Direi che è fondamentale, perché tutto ciò che è cofinanziato dai privati è una cosa che funziona. Laddove, esperienza passata, laddove c'era solo fondo pubblico, in genere si generavano dei meccanismi perversi e quindi non c'era poi il risultato. Dove c'è un cofinanziamento, una copartecipazione privata, c'è sempre un risultato che è meraviglioso. Ecco Johnny, secondo te quanto sono importanti momenti come quello di oggi, la partecipazione a un evento che per i non addetti ai lavori potrebbe sembrare così lontano dal core business del fondo, invece avvicina tantissime persone, avvicina le imprese? Bisogna far conoscere quello che facciamo. Noi non troviamo sempre questo tipo di ostacolo. Noi siamo un'azienda che normalmente non fa marketing. Noi, il nostro marketing sono i nostri utenti, i nostri clienti. I risultati che si fanno sul campo. Esatto, i clienti e gli aderenti al fondo ce li portano i nostri clienti, sostanzialmente. Johnny, non posso... Lavoriamo così, cresciamo, ecco, poco, piano piano, ma inesorabilmente. Guarda, i numeri anche di Fonditalia degli ultimi 2 anni in piena pandemia sono numeri di crescita nonostante l'Italia si sia fermata. Noi abbiamo lavorato alla grande nonostante la pandemia. Ottimo, Johnny, allora non posso... Siamo trasferiti sulle piattaforme elettroniche, abbiamo collaborato alla grande. Bravissimo. Con la parte tecnica di Fonditalia, è andato tutto per il meglio. E allora benvenuto a bordo della nostra Mille Miglia, rimani qui perché fra poco vedrai passare la nostra splendida 318. Aspetterò. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie. Grazie.